Alle prime luci dell'alba di oggi sono scattate le manette per due giovani siracusani che a bordo di uno scooter hanno esploso colpi di arma da fuoco in direzione dell'abitazione di un pregiudicato che stava scontando gli arresti domiciliari. L'operazione anticrimine è stata condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalle Fiamme Gialle Aretusee. La scena viene immortalata dai sistemi di videosorveglianza collocati nelle vicinanze dell'abitazione. I giovani non hanno avuto remore a sparare in pieno giorno in una pubblica via, con il volto scoperto, manifestando anche grande spregiudicatezza nel compimento dell'azione criminosa, con grave pericolo per l'intera collettività. Sul posto passava però casualmente un militare della Guardia di Finanza che assisteva all'evento. Seguiva una capillare attività investigativa espletata dalle forze di polizia che hanno setacciato il territorio visionando i filmati delle telecamere di privati, esercizi commerciali e strutture alberghiere presenti in zona. Da uno dei video sono stati tratti i particolari che, tramite le successive attività di riscontro nelle strade della Contrada Borgata e Santa Lucia a Siracusa, hanno consentito di identificare tempestivamente i due giovani pregiudicati, rispettivamente di 20 e 19 anni. Le indagini effettuate hanno permesso inoltre di accertare che il gesto intimidatorio deve ricondursi a vecchi rancori fra i giovani e la figlia del pregiudicato. Nella notte dell'11 agosto 2018, gli indagati erano rimasti coinvolti in una rissa dopo essere evasi, tra l'altro, dagli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Siracusa, su richiesta del Pubblico Ministero titolare delle indagini, ha disposto, in considerazione della pericolosità degli indagati e della gravità dei fatti, l'applicazione della misura cautelare in carcere. A Lentini, la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Maria Cunzola, ha presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza anche al segretario generale, all'assessore Alessio Bufalino e all'assessore Rita Brancato, in merito all'atto vandalico compiuto nei giorni scorsi ai danni del convento dei frati minori cappuccini di Lentini, ubicato all'interno del cimitero. Da qualche tempo e da diverse associazioni, scrive la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Cunzolo, è arrivato l'urlo di allarme riguardante lo stato di abbandono in cui versa un bene importante del nostro patrimonio storico, il convento dei frati minori cappuccini, sito nella parte storico-monumentale del cimitero di Lentini, un bene del XVIII secolo che, grazie alla rimodulazione della legge del 1990, la cosiddetta 433, si era riusciti a strappare al degrado e all'abbandono, costato alla comunità oltre 2 milioni di euro. Per due anni, grazie ad un protocollo d'intesa che la precedente amministrazione siglò con l'Associazione Sicilia Antica, il bene è stato custodito e reso fruibile. Scaduta la convenzione, scrive ancora la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Lentini, Maria Cunzolo, questa amministrazione non ha ritenuto opportuno rinnovarla né con la stessa né con altre associazioni. Il convento al momento risulta chiuso e quindi facile preda dei vandali. Il sindaco di Francofonte, architetto Daniele Lentini. Ecco, parliamo di programmi amministrativi. Cosa bolle in pentola? Abbiamo avuto finanziato proprio a breve, poco tempo fa, qualche giorno fa, un cantiere di lavoro, un cantiere sociale importante che darà diciamo, lavoro per 80 giorni circa a una quarantina di persone di Francofonte. Questo è importante, ne stiamo aspettando altri due cantieri, anzi due e mezzo, diciamo, sono un po' di più di due, forse tre, che daranno anche quelli uno importante sboccolo, una boccata d'ossigeno lavorativa alla popolazione di Francofonte. Già sono state fatte tutte le graduatorie, quindi la gente aspetta lo sblocco di questi cantieri per andare un pochettino a lavorare, per avere 80-100 giorni di occupazione, e questa è la prima cosa importante. Dopodiché stiamo incominciando a trarre beneficio di tutto quelle che sono stati i lavori
e le progettazioni che abbiamo inviato ai vari assessorati nei mesi scorsi, quando ci siamo insediati con la nuova amministrazione. A giorni partono i lavori per la pubblica illuminazione. I lavori prevedono un restyling di circa 2.500-2.600 lampade, quindi finalmente Francofonte, dopo decenni che aspetta, avrà diciamo tutta la pubblica illuminazione rinnovata, efficientata con i LED a basso consumo. E oltre a questo abbiamo previsto nella progettazione linee nuove per delle zone che si sono sviluppate in maniera disordinata e che attualmente ci sono degli insediamenti di case, di cooperative che non sono serviti dalla pubblica illuminazione, e questo lo faremo nel giro di 6-7 mesi, saranno completati i lavori e quindi finalmente questo grande problema di Francofonte al buio sparirà. Ecco, una città quindi che mira ad avere nuovi obiettivi, che mira ad avere nuovi progetti, che mira ad avere un volto diverso. Ma sicuramente un volto più moderno, stiamo cercando di efficientare i pozzi, stiamo cercando di spostare il mercato, che oggi è un grosso problema, abbiamo quasi completato l'iter per il campo sportivo nuovo, per la pista d'atletica, dopo un semestre di progettazioni, abbiamo due edifici finanziati per quanto riguarda l'efficientamento energetico, due grossi edifici. È una cosa importante che avremmo fatto un annuncio prossimamente: noi abbiamo avuto finanziato un progetto per un polo d'infanzia nuovo, sono 4.900.000 euro, credo così a memoria che sia il più grosso finanziamento che mai abbia avuto il comune di Francofonte, e con perseveranza, con pazienza ci siamo riusciti, si era quasi perso ma siamo riusciti a recuperarlo. Alfio Mangiameli, già sindaco della città di Lentini, incontra la stampa e i lentinesi per illustrare l'impegno prodotto per consentire la realizzazione della via di fuga lato nord del comune di Lentini, più comunemente conosciuto come il progetto della via Etnea. L'incontro con la stampa avrà luogo alle ore 17 di mercoledì 13 marzo. Teresa Vacirca, presidente della cooperativa sociale Sole e Amico. Ecco, a Francofonte sono stati avviati i lavori per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico. Come nasce questa cooperativa? Allora, questa cooperativa Sole e Amico nasce con l'interesse di aiutare nell'ambito lavorativo quante più persone disagiate, le persone che magari fanno fatica ad inserirsi in ambito lavorativo. È rivolta non solo a queste persone, ma anche a persone che hanno avuto problemi nel rapporto con il lavoro. Noi, questa cooperativa nasce con l'interesse del bene comune, infatti vogliamo realizzare quanti più progetti possibili, che siano la potatura oppure adesso la ripulitura della villa o ancora corsi di formazione, comunque sempre nell'interesse del paese, per far rinascere il paese e soprattutto per dare spazio a quei giovani che magari tante opportunità lavorative non hanno avuto. Noi dobbiamo fortemente ringraziare il sindaco Daniele Lentini e l'assessore Vinci, perché ci danno l'opportunità di perseguire questo primo obiettivo. Ovviamente siamo ancora agli inizi, ma se continueranno a darci fiducia faremo del nostro meglio per realizzare progetti nel sociale e non solo, nel pubblico e nel privato. Ecco, questo significa, per concludere, venire incontro alle esigenze dei cittadini? Sì, soprattutto a quei cittadini che magari sono in disoccupazione da tanto tempo, che non riescono a lavorare, che non riescono a portare un pezzo di pane a casa, diciamo. Innanzitutto noi iniziamo dai nostri cittadini, poi se riusciamo ad allargarci, a realizzare progetti anche nella provincia, e non solo, sarà un grande successo. Intanto ringraziamo l'amministrazione comunale per la fiducia e per l'opportunità. Tommaso Rinaudello, vicepresidente della cooperativa Sole e Amico. Ecco, parliamo anche dei giovani, è un'occasione per dare un po' di impegno, non diciamo tanto lavoro, di impegno ai giovani. Certo, questa qua è un'occasione per tutti i giovani del nostro paese che non hanno un impiego. Noi diamo loro una mano a lavorare qui a Francofonte. Quei giovani come stanno rispondendo? I giovani rispondono molto bene alla possibilità di lavorare,
così come vede qua stiamo tagliando l'erba qua alla villa grazie all'ingaro che ci ha dato l'amministrazione comunale. E niente, rispondono molto bene i giovani.